E bentornati nel canale. Oggi faccio un video un po' particolare, nel senso che vi voglio far vedere i miei adesivi, sticker e tutto quello che uso per decorare il mio diario. Allora, parto subito dai washi tapes o deco tapes o come li chiamate, che non ne ho tantissimi. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo qua. È veramente carino ed è rosa con i gattini in questo caso e le fragoline. Molto molto carino. Poi abbiamo sempre come quello, sempre con i gattini, questo qui azzurro con tutti i fiorellini. E poi abbiamo l'ultimo con gattini e coniglietti, anche questa volta tutto sul giallo e fiorellini, eccetera, eccetera, molto molto bellini. Poi uno che ho trovato nelle patatine, pensate un po', però è carino, ovviamente ci sarà, non lo so, 5 centimetri di nastro, perché è veramente poco, però con questa texture che era dei Minions, infatti vedete il Minions, e non è male. E poi invece gli ultimi che ho acquistato da Tiger, che sono a tema Halloween e mi piacciono un sacco, sono questi qui, guardate che carini. Questo qua ha tutti i fantasmini, questo ha tutte le zucche con tutte le faccine, oh. E l'ultimo ha i mostriciattoli, bellissimo, questo è proprio carino, divertente, eccetera, eccetera. Ora passiamo invece a farvi vedere questa mega cartellina. Questa mega cartellina qua racchiude tutti gli stickers. Molti li avrete già visti, quindi su quelli non mi fermo tanto. Andiamo a scoprire cosa c'è qua dentro. Voilà, ho aperto questa cartellina, è veramente comoda per tenerci gli sticker perché rimangono tutti belli belli. E vado subito a farveli vedere perché sono veramente parecchi. Allora, eccoli qua. Allora, questa era una cartina che poi io ho sbrindellato e li ho fatti, diciamo, in tanti foglietti. Sono veramente bellissimi, veramente veramente bellissimi. Questo è uno. E ci sono varie scritte praticamente, alcune sono su tipo amicizia, altri sono sul buon compleanno, altre sono scritte così. Sono veramente veramente carini e fatti molto bene. Ce ne sono veramente molti, questo qua così. Poi c'è questo che è tutto sul rosa invece, è tutto sull'amore. Poi sempre anche altri, questi qua che sono molto molto carini, secondo me come sono fatte, sono al contrario, molto molto carini. E poi vabbè, un sacco di altri che non mi soffermo più di tanto perché altrimenti viene un video di 6.000 anni. Comunque sono veramente carini questi qua, appunto era una specie di taccuino fatto con questi adesivi. Poi, ups, random, cioè che sono rimasti pochi pezzi, questi qua, e diciamo questi qua così, molto semplici, ecco delle scritte, delle faccine. Questi sono con una mucca che è la mucca della Miss Milk, che è una marca che sinceramente non ho mai più visto, però una volta era molto famosa. E questi sono dei coniglietti che li avevo presi da Tiger. Poi abbiamo questi qua che ho preso da AliExpress. Ah, e mi piacciono tantissimo. Guardate che belli che sono. Praticamente sono dei gattini. L'unica cosa è che mi sono arrivati un pochino rovinati, un pochino piegati, quindi mannaggia. Poi questi qui. Oddio che carini, cioè mi piacciono troppo. Poi, tada, questi. Anche questi bellissimi, mi piacciono perché hanno anche forme diverse, alcuni sono rotondi, altri sono più quadrati, sono troppo carini questi. Tutti questi gattini qua. Questi che penso di non dire una cavolata, dire che li ho presi tutti da Tiger, bellissimi. Allora, ci sono i fantasmini neri con il cuoricino, troppo troppo bellini. Questa cartina con i cinesini e il gattino, fiorellini, eccetera, eccetera. I classici che avevo già fatto vedere, frutti, così. E poi questi che sono un recente acquisto e sinceramente
Devo tirare fuori perché sono così. Sono dei mini gattini. Sono bellini, bellini, bellini. E sono piccolini e trasparenti e mi piacevano un sacco, quindi ho dovuto prenderli. Ok, questi qui che sono in rilievo, quindi sono un po' bombati e cicciottosi, sono dei cuoricini che ho già usato un bel po', infatti me ne sono rimasti pochi. E questi pandini che veramente sono molto molto kawaii, anche molto molto teneri. Poi questi che mi sono tra l'altro arrivati oggi da AliExpress, sinceramente non mi ricordavo manco più che li avessi presi. E sono bellini, sono delle faccine praticamente, solo gli occhietti e il musetto di questi animali, anche qua ci sono occhietti, gattini, eccetera, eccetera. Poi abbiamo un altro acquisto da Tiger, sempre in tema di Halloween, questi qui che belli che sono. Mi piace perché sono di Halloween, ma non sono i classici, vedete che tutto questo mostriciattolo, questo fantasma verde, a parte la zucca, sono un po' diversi, la scopa, il ragno, proprio bellini, bellini. E poi voglio passare a quello che sinceramente mi piace di più di tutti e vi straconsiglio, quindi suspense per questo momento. Questi sono i miei sticker preferiti, li ho presi da AliExpress. Sono 40 pezzi e vi faccio vedere che meraviglia sono, ve li consiglio. E praticamente su AliExpress basta che scriviate sticker, eccetera, e vi esce proprio questa scatolina, è proprio una piccola box. E adesso vi faccio vedere che meraviglia sono. Guardate che meraviglia sono questi sticker. Ce ne sono di due forme oltretutto, questi che hanno una forma un po' a fiorellino, a stellina così. E altri che invece sono i classici così rotondi, ma sono bellissimi, cioè quanto sono pucciosi questi gattini. E devo dire che aspetto un altro pacco, infatti volevo aspettare l'altro pacco di gattini solo invece neri e a tema notte, quindi gattini neri con la luna, con le stelle, tutte queste cose, però volevo farveli vedere, insomma, e quindi ho detto vabbè, va, li metterò in un altro video haul, quindi là. E veramente, cioè guardate quanto sono pucciosi e fatti bene, oltretutto. Alcuni, ma proprio pochi, si ripetono, magari due o tre sono doppi, ma sono troppo, troppo belli. E adesso posso farvi vedere anche il secondo pacchettino, di questi sticker. Ok, questa è un'altra piccola box che è arrivata così, praticamente qua davanti ha un buco e c'era l'anteprima come si dice, dell'adesivo. Questi sono random, quindi non hanno un tema come gli altri che erano tutti gatti, ma sono bellissimi. Ci sono tanti coniglietti, quindi mi piacciono, c'è Hello Kitty, gattini anche qui, orsetti per esempio, ma c'è un po' proprio di tutto, veramente, e sono fatti molto molto bene. E oltretutto sono di varie forme, quindi ce ne sono di quadrati, a cerchio, cerchi più grandi, cerchi più piccoli. Insomma, sono veramente fatti molto bene e sono anche una sorpresa perché non sai mai cosa ti arriva essendo random. Consigliatissimi anche questi. Ce ne sono tantissimi di queste piccole box, come le chiamo io, questi piccoli pacchettini. E quindi se siete cartopazzi sicuramente dovrete andare a sbirciare su AliExpress. Benissimo, questo video finisce qui, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un pollicino in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione!